Che è il negozio, Rino? Sì, sono sempre il negozio. Sempre. E la moglie? Cioè la mamma? È il negozio lo stesso, sì. E lei che ci fa a casa? Non è il negozio anche lei? No. E che ci fa? Non va a scuola? Sì, dal lunedì al venerdì. Ah, il sabato no? No. Io lavoro il sabato e stanno andando nemmeno a scuola. Ma benino, benino, che classe tu fai? Sono al terzo anno dell'università. Terzo anno? Ah beh, allora tu puoi fare che ti pare, no? Tu andare, non andare. Che facoltà tu fai? Scienze naturali. Scienze naturali. A me piace di morto la natura. Ti devo dire che anch'io sono di morto portato per la natura. E anche per le studentesse universitarie. Cioè, praticamente, mi piace molto la natura delle studentesse universitarie. Proprio quella... Senta, se vuol sentire i miei genitori, le fa... Ma a questo punto... Le trova in negozio. Ma a questo punto di loro non me ne frega più nulla. Mi interesseresti te, insomma. Sei anche una bella figliola, scommetto, no? Naturale, voglio dire, con tutte... Cioè, un ragazzo tu ce l'hai. Scusi, ma non ho capito la natura di questa telefonata. La natura, ecco, la natura di questa telefonata, è la natura. Cioè, praticamente, scienze naturali, io amo molto la natura. Senta, io non femminile. Mi piace perdere tempo, mi spiace essere scortese, ma non capisco questa telefonata. Ma come, io sono in Nacchero, sa? Non lo so chi è lei, non si è presentato. Ma mi presenta adesso, sono in Nacchero. Allora, senti una cosa, io ti potrei ingaggiare per una lotteria, ho bisogno sempre di personale. La lotteria Lecca e Trombi. Sei disposta? Scusa, mi sembra molto volgare lei. No, ma come volgare io? Ma come volgare io? Ma che lo scherziamo davvero? Che peccato. Abbiamo perso una possibile partecipante alla lotteria Lecca e Trombi nel ruolo di ragazza nuda con la Nutella sui capezzoli. Però niente da fare. E allora andiamo avanti, insomma, sono sempre al negozio, questi non schiodano mai, sempre al negozio. Andiamo su Maurizio e vediamo, così, per concludere un po' questo sondazzo, che cosa incontriamo, chi incontriamo e dove, come, quando, eccetera, eccetera. Pronto? Sì, pronto? Sì. Ah, buongiorno, è la moglie di Maurizio, lei? Sì. Ah, sono contento di parlare con lei, senta, se gli ha parlato di me il suo marito? Sono in Nacchero. No, glielo chiedo. No, sì, no, senta, tanto, no, glielo chiede. Lei lo sa se ne ha parlato? No. Ah, non ne ha parlato. Allora le parlo io, senta. Siamo d'accordo che questa sera, essendo sabato, capito, è una serata, insomma, in cui si è più liberi, si può uscire, si fa tardi. Pronto? Pronto. Ok, è arrivato. Maurizio. Oh. A chi sei? Sono in Nacchero, no? Ma vaffanculo, testa di cazzo. Fatti vedere, purtroppo io il Nacchero. Ha detto nulla. Guarda, io a questo non ho detto niente. Ho detto, essendo stata già d'accordo, ma non ho detto la natura, a proposito di natura, della telefonata e della mia richiesta. In realtà devo chiarirgliela, no, la cosa. E l'ho richiamato naturalmente perché, Dio mio, su, vaffanculo testa di cazzo, non ho detto, figurati se avessi detto qualcosa. Si è intromesso in una telefonata di sua moglie, questo è quello che va a leggere i diari delle figlie, ma apre le lettere delle persone. È una persona... Madonna, era uno squillo questo. Madonna, è squillo. Uno squillo incredibile. Non lo so io. Non risponde più, Maurizio. Eppure mi sembrava adatto per fare un finalino proprio di quelli ai fuochi d'artificio. Pronto. Pronto, Maurizio. Senti una cosa, se te ti riprovi a dire quello che hai detto, se io non ho detto niente, non ho offeso nessuno, va bene? Se ti riprovi a ridirlo e a sbattere il telefono, prendo i miei provvedimenti, chiaro? Hai capito? Ascoltami. Sì. Innanzitutto chi sei? Allora, io sono in Nacchero, non ho detto altro che... Niente, sono in Nacchero, ti hai detto vaffanculo testa di cazzo, è vero? Ascoltami! Voglio sapere perché tu mi hai detto queste cose. Ascolta, lì. Per quale motivo telefoni te? Ecco. Sarò io a prendere i provvedimenti. Lo vedi che il motivo, se non tu lo sai nemmeno, è già tu offendi. Ascoltami. Allora innanzitutto, senza alzare 3 ore al telefono, innanzitutto dimmi cosa vuoi. Allora, io ti devo dare dei soldi. A chi? A te. Per quale motivo? Per cosa? Ma come per cosa? E ti incazzi anche se ti do dei soldi? Sì, dimmi per cosa. Per una cosa che, cioè, praticamente te hai vinto una lotteria. A me se ho vinto la lotteria non mi interessa. Allora le regali a qualcuno, insomma, ti ho vinto la lotteria. Va bene, le regali a qualcuno. Ma quale elemento è questo qui? Ma te non sei mia normale. Non mi interessa. Questo era il motivo. Poi c'era un altro motivo. T'ho trombato la moglie. Volevo dirti questo. Va bene questo? Questo ti piace di più? Pronto? Gli hai preso un colpo? Maurizio? Ascolta. È tutto vero, eh? Ascolta. Allora, ti dico... Allora, ascolta di me. Allora, facciamo una cosa. Come ti permetti di alzare la
veloce. Allora facciamo una cosa, guarda, fatti vedere. Va bene? Fatti vedere, parliamo a quattro occhi. A quattro occhi, anche a otto, c'è problema. No, 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 anche a quattro occhi, a otto sono dopo. A otto dopo, non lo vedi quali sono l'otto l'occhi. Capito? Ma sta zitto, ma vergognati, ti sei già a casa addosso te. A casa addosso, in casa addosso a te, madonna, e quelli ti stanno attorno. Quelli stanno attorno? Guarda, che basto io per te e per tutti quegli altri. Poro quanto, io... Ma questo è un tipo molto strano, devo dire. Lo richiamo per l'ultima volta assoluta e poi chiudiamo il sondaggio. È strano perché si incazza di niente, di niente. Ho detto gli devo dare soldi, nemmeno quelli, anche lì. Non... È una persona, mamma mia, vivere insieme a questa persona, voi vedete che differenza con quello che rideva e che scherzava. Questo significa che noi siamo tutti uguali, ma anche tutti diversi. Naturalmente, è l'ultima volta perché a questo punto io di questo... persona non ne voglio più sapere, per carità di Dio, ci mancherebbe altro. Ora probabilmente non risponde nemmeno perché certamente sai com'è lui, è tanto coraggioso, dice vieni qua ti faccio gli occhi, però non risponde perché ha paura che glieli faccia io. Evidentemente a parole e al telefono siamo tutti bravi, anch'io effettivamente ne dico tante, quindi anche loro, e scopriamo, ma io lo faccio per provocare, e loro, i provocati, hanno delle reazioni che a volte sono anche le nostre, no? Come quando mi dicono, c'ho il telefono sotto controllo, figurati, non c'è più, non risponde più, io credo che a questo punto possiamo anche concludere il sondazzo sull'imbecillità di alcune persone, sullo spirito di altre e comunque sull'umanità di tutti quanti, compresa la natura umana e anche specialmente quella della studentessa di scienze naturali che insomma non avrei disdegnato di esplorare. Ah, tu sei arrivato alla fine. Senti, abbi pazienza. Io pensavo ti fossi messo da parte per la paura. Invece io voglio fissare l'appuntamento con te. Dove, come, quando, così tu mi fai gli occhi, come ti ha detto prima. Le tue minacce, va bene? D'accordo? Allora, forza, dove, come e quando? Ecco, questa è la sua risposta. Un uomo veramente coraggioso. Sì, si è cagato addosso. Addio, il sondazzo torna lunedì.